Ciao a tutti ragazzi, sono Ren e benvenuti in questo nuovo episodio di Spin Tires. Come vedete siamo nella nuova mappa. Dallo scorso episodio dobbiamo rimuovere lo scarico anteriore. E niente. Perché qua siamo così bassi? Perché ci stavamo affondando. Perfetto. Per caso l'audio non è giusto. Perché ogni tanto va, si abbassa. Poi qua ho visto che la mia risoluzione è questa. Però cos'è che mi ha dato? Vabbè, 1366x768. Ma qua ci ribaltiamo. Vabbè, siamo al garage, tanto. Impiantati al garage, perfetto. La vedo brutta questa mappa. Dicevo che sì, ma se lo rimetto nella mia risoluzione crasha, viene ops, Spintare si è crashato, grazie. Ok, adesso andiamo a vedere di scendere per questa strada qua. Poi dove si va qua non lo so, perché mi sembra l'unica strada che c'è, per cui noi la prendiamo. Attacchiamo subito tutte le cose. Ok, la cosa che mi piace di più è che sono più contento, diciamo, è che sono riuscito a non far laggare più i giochi, e questa è una cosa positiva. Cioè, adesso questo va bene e sto registrando, io registro anche con OBS, che per chi non lo sapesse è un programma molto molto pesante, per cui sì, occupa gran parte della memoria, e se si abbassa la memoria. Stai calmo. Ok, va bene, va bene. Però non me lo fai più accendere, vero? Ok. Iniziamo già bene, troppo bene. Che ora è? Mattino o sera? Allora mettiamo mattino. Ah, WhatsApp. Ah, ma porca miseria. Perché? Oh. Metto la suoneria. Non a vibrazione, ma al minimo. Almeno voi non lo dovreste sentire, perché la vibrazione fa più casino che al minimo. Perché vibra. Ok, volevo dire un'altra cosa. No, non me lo ricordo più. Fa niente. Ah, sì, che siamo vicini ai 100 video. E quando... Oramai quando caricherò questo video mi sarà già passato, ma adesso mi ha appena appunto un'ape sotto un occhio. Perché stavo fresando e al momento di mettere a posto la fresa è arrivata un'ape e ha pensato bene di mordermi sotto un occhio. Ma oramai non mi fa neanche più male, quindi è già passato tutto. Cerchiamo di stare all'insù, che almeno non ci ribaltiamo. Sì, ma poi se c'è da venire su qua con qualche carico di legno o qualcosa, non me lo voglio immaginare. Cioè, proprio impossibile. Qua tocchiamo sotto? No, forse no. Qua non si può prendere la scorciatoia? No. Vabbè, la prendo qua. Piano, 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 giusto piano. Porca miseria, però. Ah, vabbè, adesso basta scorciatoie, cerco di fare il più bene possibile. A parte che strada ce n'è anche una lì di fronte, non l'avevo notata.
vaci dentro. Mi sembra che sarà meglio fare così, eh. Cioè, uscire e mettercela prima di entrare, se no non ne usciamo più. Ok. La scorsa volta abbiamo finito la mappa alla costa. Nel video che è riuscito, sì. Al prossimo video è Minecraft Ita, il prossimo dopo questo. E adesso posso anche programmarmi i video volendo, perché almeno quando voglio escono e non sempre a orari casuali. Per cui è comodo. Stiamo all'insù qua. Se tagliamo giù qua non è che arriviamo da qualche parte. Ho paura di no. Quindi. Oh. Calmo, eh. Non sta succedendo niente. Non sta succedendo niente. Potremmo attaccare da qualche parte. No. Allora, vediamo con un'altra visuale. Non ci siamo. Aspetta, ma io posso fare così? Ok. Sì, poi c'è il problema che sono sempre qua, però. Dovevo tirarmi in là, dal di là. Vediamo se riesco a salire. Sembrerebbe di no, eh. Non mi posso legare da nessuna parte. Io vado, eh. Aia, no, piano, piano. Ok. Con tutta la calma del mondo, passato. Cavolo, che buco, che pezzo più brutto. No, non ti piantare qua. Fammi almeno ancora la discesa. Poi se vuoi puoi piantarti, almeno andiamo in un posto nuovo. Passiamo un po' all'esterno. No, 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 no. Ho avuto brutte esperienze. Stiamo nella strada. Anche se di strada ha poco questa cosa. Quella lì è una strada e sole. Sole forse. Vediamo. Sì. Ah, io odio questa camera di questo gioco. Potevano metterne una normale con senso. Magari potevi anche metterla interna. Sicuramente era meglio che questa qua. Che non la puoi alzare e vedere tipo il camion dall'alto o cosa del genere. Aspetta un attimo, eh. Sì, qui c'è un occultamento. Poi andremo a questo. Poi andremo a questo. Poi andremo a questo. Poi andremo a questo. Questo, questo e questo. E poi basta. Cioè, c'è due volte che. Non ti fa fare più di 1900 metri. Delle volte è tipo adesso 1550 metri. Non lo so perché. L'acqua danneggia il camion. Allora. Sì, ma io qua come ci passo? Scusa, eh. Ci sono tutti i tronchi di legno. Ah, aiuto. La visuale la odio. Ok. Fammi girare allora. Dobbiamo cercare un'altra strada. Proviamo dal di qua. Ci lascio questa marcia, almeno andiamo un po' più piano, magari facciamo meno danni. Perché siamo già a 104 danni. Poi.
Ecco, pure starnutito. Ah, aiuto, come esco adesso? Stavo toccando contro l'albero, forse. Tiriamoci, proviamo. Ok, sembra funzionare. Oramai basta, ci attacchiamo in uno un po' più avanti, forse. Allora, prima vediamo se riusciamo a levarci normali. Poi quando abbiamo scoperto che non ce la faremo mai, possiamo attaccarci a qualcosa. Tipo lì. Cos'è successo? Ah, ma ci abbiamo un tronco davanti, dirlo prima. Questa posizione non è che mi piaccia tanto, a dir la verità. Perché io mi attaccherei qui. Ok, adesso potremmo uscire in teoria. Cavolo, ma che strada. Se dobbiamo farla mai con la legna questa strada. Allora, di qua. Perché poi forse si poteva passare all'esterno, non lo so. Cosa c'è? Ho tolto il blocco differenziale un momento perché mi avete detto di toglierlo se ci è già piantato. Questa sembra una strada, ma in teoria non lo so se lo è. Oltretutto, c'ho le finestre chiuse perché fuori c'è un tagliaerba che sta tagliando proprio sotto casa mia e fa anche caldo. Passiamo di lì. O di qua. Di qua sembra meglio. Attacchiamo il differenziale. Almeno buttiamo giù. Sì, domani mattina. No. La pietra. Via. Là. Ok. Io penso che il mio camion preferito sia o questo o quell'altro, sì, forse l'altro ancora. Perché hanno tanto sterzo, hanno tanta ripresa, perché ad esempio nel per mettere, provaci qua a mettercela col tipo D o col tipo E, la prima plus, quindi stacchiamo il differenziale. Ce la facciamo arrivare su? Sì. Vediamo se vediamo degli occultamenti. Di là nella pianura, che è semplice, no? Su di qua, no? Gira. Una casetta. Non è che magari c'è qualche mezzo. Andiamo un po' a vedere. O che non si sa mai. Magari troviamo un bel veicolo. La nostra strada comunque è. Ah, eccolo lì l'occultamento. GG. Ok. Adesso spero che non ci ribaltiamo. Ok. Varia del motore. Abbiamo buttato giù un albero, perfetto. Qua mezzi non ne vedo. Oh. Cos'è? Cos'è? Un gabinetto. Mi sembra un veicolo. No, non ce n'è qua, neanche la Jeep c'è. Che poi la Jeep è comoda perché va veloce, agile, passa bene in mezzo agli alberi, però si pianta subito, Cioè. È l'unica pecca che ha. Oh cavolo. No, dimmi che ci addrizziamo.
Sì. Ho anche urlato. Che fortuna. Adesso dobbiamo fare una cosa fatta bene. Ovvero, freno a mano e tira. Calmo. Che se mi giri dalla parte sbagliata. Ok. Adesso possiamo anche toglierlo freno a mano. Perfetto, ragazzi. Ci siamo riusciti a spianta a drizzare. Però potrebbero anche fare che si può usare il vericello anche quando diciamo il motore è fermo, perché in realtà va a batteria. La batteria penso ce l'abbia come in questo camion, cioè. Per cui è una cosa un po' fatta apposta. Adesso dove dobbiamo andare? Dov'è la fucina? Ok. Cosa c'è qua? Un mezzo, c'è un mezzo. Due! Vabbè, l'altro quello blu mi sembra. Sì. Mi sembra di vedere quello blu. Dalla cabina. Sì. Vabbè, dai. No, tre mezzi! E là! Cosa abbiamo trovato? A parte che fanno tutti schifo, eh. Il più bello che abbiamo è questo che abbiamo noi. Il più bello è questo che abbiamo noi. Ma spero che qua dentro ci siano i punti di riparazione, almeno. Magari, tipo C. Avvia. Ci andiamo a fare gasolio. Con questo poi del resto anche le gomme d'autostrada, quindi perfetto per andare dove vogliamo andare noi. 500 litri, anche se qua c'è scritto 50, sarebbero 500. Ok, questo è pieno. Mettiamolo in questo. E serbatoio pieno. Quello là non ci arriviamo. E ritorniamo a casa con questo camion. No. Fammi togliere. Ok. Poi vedremo dove parcheggiarci lì, eh. No! Non dirmi che ho fatto la. Sì, ho fatto la cavolata che ho aggiustato questo. Ecco, ne ho riparati solo 200. Spero che siano 200 solo che avevo. Ci togliamo le cose. Ok, sì, dobbiamo portare a casa questo. Perché motore fuori uso? E perché mi sono piantato? Boh. Togliamo la cisterna. Ok, mi è appena venuta a dire mia nonna che anche, guardate, anche mio nonno stava fresando e si è punto anche lui. Quindi proprio oggi è la giornata. Vediamo dove dobbiamo andare. Seguiamo il. A parte che oramai qua saremo più vicini. E poi qua. E una mano lo togliamo magari. Sulla strada forse sono meglio le gomme d'autostrada, perché questo non è che. Cavolo, c'era il garage qua, potevamo sbloccarlo. Va bene. No, sbloccarlo no, però. Possiamo sbloccarlo poi in futuro. Guarda come parte. Ah, non ho ancora capito che da che lato dobbiamo andare. Di qua. Eh no. Cavolo, 81 danni in un colpo. Dato che non mi voglio ribaltare, mi attacco un albero. Ok. Senza albero ci saremmo altro che ribaltati, eh. Quindi una cosa buona questo.
Cavolo, però ci siamo un po' messi male. Ok. Sembra che ce l'abbiamo fatta. E... Oh cavolo. Ok, di qua. Aia, no, di là. Non sto capendo più un tubo. Andiamo dritti. Ok, ci buttiamo giù di qua. Eccolo uno qui per me. Oh, piano, 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 piano. Piano, eh. Ok, bene. E un altro occultamento rimosso. No, meglio la 1 plus. Siamo ai 21 minuti. E se questo video voglio farlo uscire oggi stesso, probabilmente dovrei fermarmi. Ma voglio sbloccare ancora l'ultimo occultamento. Bella questa cosa. Mi piace questa cosa che sembra asfalto rotto. Qua non dovrebbe essere tanto profonda, eh? Infatti. Cioè, là passa un rigagnolo in mezzo alla strada, qua c'è alta un 20 metri, cioè. Un po' irreale sta cosa. Oltretutto noi siamo venuti fuori anche senza differenziale, che è una cosa buona. Neanche giusta, dai. Perché nella realtà non tutti hanno il differenziale. Cioè sì, non lo so cosa sto dicendo. So solo che qui abbiamo un carbura e un garage qua. Poi gli occultamenti li sbloccheremo nel prossimo episodio. Oppure ditemi se volete. Ecco, adesso sì che serve il differenziale. Oppure ditemi se volete che me li sblocco io. Dipende. Oggi forse all'una. Non so se questo video riesco a farlo uscire oggi stesso, ma o ieri all'una o oggi all'una è uscito il video di Minecraft Ita. Per cui, da Aden è tutto. Ciao.